stato attuale, grazie all'informazione libera della rete, la classe politica è stata smascherata. Ormai il popolo si è reso conto dell'esistenza della casta e punta ad entrare nelle istituzioni per esercitare la propria sovranità, così come sancito dall'articolo 1 della Costituzione. I partiti, ovvero i rappresentanti delle lobby che detengono il potere, consapevoli di stare per essere detronizzati, non vogliono mollare l'osso. La casta non vuole cedere il potere a favore della sovranità popolare, ed è per questo che nei loro intenti c'è la volontà di trasformare l'Italia in una dittatura, una tirannia dove i cittadini saranno esclusi dall'attività politica. La loro volontà è quella di vietare che la gente comune possa interessarsi di cosa avvenga all'interno del palazzo. Le riforme, se andranno in questa direzione, porteranno ad una rivoluzione irruenta. La linea da seguire per le riforme istituzionali deve essere esattamente opposta a quella proposta dalla casta. Occorre imporre delle regole che obblighino i parlamentari ad essere dei delegati del popolo. Bisogna implementare la regola che chi fa politica, nel qual caso tradisca il proprio elettorato, possa essere escluso immediatamente dalle istituzioni, perdendo il proprio incarico. La riforma costituzionale dovrà attuare tutta una serie di meccanismi che vietino alla casta di fare politica. I cittadini dovranno prendere le redini del paese. Per fare questo occorre spezzare la propaganda politica falsa e menzognera protratta da televisioni e giornali. Già internet ci sta riuscendo, ma questo non basta. La classe politica si sta arroccando su se stessa e punta ad instaurare una dittatura, un sistema dove il voto dei cittadini sarà una semplice farsa, e il tutto sarà avallato da regole costituzionali completamente antidemocratiche, ma all'apparenza giuste. Vi stanno prendendo per i fondelli. In questo momento occorre combattere affinché le riforme non avvantaggino ulteriormente la casta, ma favoriscano i cittadini con una forma di democrazia diretta. Occorre abbattere la casta.